fu pensato per rappresentare il declino della potenza navale della Gran Bretagna e proprio per questo Turner si prese delle licenze poetiche che non rispecchiano proprio la realtà. Ad esempio, la nave è mostrata in viaggio verso est, lontano dal tramonto, anche se si diresse a ovest. La preoccupazione principale dell'artista era quella di evocare un senso di perdita, piuttosto che registrare con precisione i fatti. Questa è una composizione che Lorraine riprese più volte, un porto al tramonto popolato da pescatori impegnati a caricare e scaricare le navi. Questo tipo di dipinto e l'atmosfera idealizzata che sa evocare è stato apprezzato dai collezionisti e da artisti inglesi come Turner. Circa 10 anni prima della generazione impressionista, Delacroix ha abbozzato a pastello e acquerello una serie di studi sul cielo che rivelano un senso dello spazio profondamente moderno, ma anche un interesse per la fugace qualità degli effetti luminosi nelle diverse ore del giorno. Si sa poco di Giorgione, solo una manciata di documenti si riferiscono a lui e pochi dipinti sono considerati quasi certamente suoi. Eppure è considerato uno dei più influenti artisti occidentali. Gradazioni morbide d'ombra e luce, contorni e riflessi sfocati, figure isolate e misteriose, mostri a malapena visibili, forse immaginari. In quest'opera tutto si combina per creare un senso d'emozione indefinibile. Nel 1908 Monet e sua moglie, Alice Ochedé, trascorsero 2 settimane a Venezia nel rinascimentale Palazzo Barbaro sul Canal Grande. L'artista lavorò sodo in quei giorni e realizzò molti dipinti, alcuni dei quali sono stati completati più tardi nel suo studio. Un'opera che risuona dei toni del giallo, il campo di grano, il disco del sole nascente, il contadino intento nel proprio lavoro, il tutto realizzato con la tecnica artistica che contraddistingue il pittore olandese, pennellate dense e vorticose, colori saturi e brillanti. Vernet ha spesso intitolato i suoi dipinti iniziando con il momento del giorno raffigurato. Questa scelta dimostra quanta importanza diede agli effetti ambientali specifici delle diverse ore della giornata. Vernet ha realizzato molte scene fantasiose, componendo i suoi paesaggi inventati con vari elementi presi dalla natura. Il giornalista Alfred Leroy coniò il termine impressionista in senso dispregiativo, osservando un lavoro che Monet aveva dipinto a Le Havre. L'opera, inserita nella prima mostra d'arte impressionista, era segnata nel catalogo come Impression Soleil Levant. Già nel 1877 il termine fu adottato dagli artisti stessi e usato come grido di battaglia. Nuvole di fumo si gonfiano dalle finestre e dal tetto del Marienkirche, di cui manca una parte. Anche le fiamme sembrano uscire da una delle finestre. Non ci sono documenti a conferma che questo sia stato un vero e proprio incendio e che Friedrich vi abbia potuto assistere, ma l'effetto luminoso è molto suggestivo. Questo dipinto è stato realizzato dall'artista per il soffitto della sala di Apollo nella reggia di Versailles. La vista di scorcio dal basso, oltre ad essere di grande effetto, era studiata alla perfezione per la collocazione in volta. Al centro dell'opera il carro di Apollo, trainato da 4 splendidi cavalli bianchi. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!